Cinema e Storia è nata dall'idea di coniugare il linguaggio del cinema per rivolgersi ai ragazzi, alle scuole e far comprendere come oggi un'istituzione come l'Europa può rappresentare un'opportunità attraverso delle risorse che noi destiniamo appunto nel favorire la costruzione di un percorso di crescita delle nostre nuove generazioni, attraverso proprio il rapporto tra il mondo del cinema, la nostra storia, rileggere nell'attualità. E questo ha dato grandi risultati perché siamo al decimo anno come appuntamento, con una grande partecipazione che ha raggiunto circa 8.000 ragazzi di tutta la nostra regione, non solo la capitale, ma tante comunità del nostro territorio, anche le più piccole. E quindi è una scommessa che deve proseguire e che siamo convinti possa dare delle opportunità ai ragazzi per crescere attraverso il mondo della cultura. Ma l'Europa spesso viene vissuta come un'istituzione lontana, ma in realtà offre delle opportunità, e questi progetti dimostrano che in realtà si mette a disposizione delle risorse per far crescere soprattutto un senso critico nei ragazzi. Non dobbiamo aver paura di lasciar forgiare le loro idee da soli, cioè non vanno ispirati al senso critico. Il linguaggio del cinema in questo ci aiuta molto, lo aiuta attraverso il rapporto con la storia, ma anche attraverso un altro progetto che è Cinema e Società con l'attualità. E quindi in qualche modo attraverso queste visioni, ma soprattutto dando loro la possibilità di creare dei lavori intorno a queste partecipazioni. Quindi non è semplicemente la visione di un film, ma la volontà di costruire dei nuovi progetti, lasciando loro liberi di usare il linguaggio stesso del cinema, con filmati, con sceneggiature, con testi, che in qualche modo li fanno riflettere e danno una loro visione critica che spesso arricchisce anche noi, non solo le istituzioni, ma l'intera comunità.